tutti, sono Antonio Contarino e questa è la quarta ed ultima parte della Masterclass Approccio all'improvvisazione jazz. La lezione di oggi è chiamata I passaggi cromatici. La prima parte, sebbene ricordate, l'abbiamo dedicata alla mappatura degli accordi, alle progressioni comuni e alle scale relazionate con esse. Nella seconda parte invece abbiamo focalizzato l'attenzione soprattutto sull'improvvisazione, sulle progressioni comuni e abbiamo provato ad improvvisare su un intero brano, se vi ricordate, avevamo utilizzato come brano Take the A-Train. Nella terza parte invece si è spiegato come utilizzare gli arpeggi di settima e gli arpeggi estesi nell'improvvisazione. In questa quarta parte invece vedremo tre semplici modi per poter utilizzare i passaggi cromatici sulle nostre improvvisazioni. Prendete questa serie come un ottimo punto di partenza per poter accrescere le vostre capacità nell'improvvisazione jazz. La lezione di oggi è la lezione più tecnica di tutta quanta la serie, ma sono convinto che se gli argomenti trattati verranno affrontati lentamente, passo dopo passo, riuscirete ad assimilarli completamente. Se vogliamo dare una definizione degli approcci cromatici che andremo a vedere oggi, possiamo definirli come passaggi non diatonici inseriti nella linea melodica, spostati generalmente mezzo tono sopra o sotto le note dell'accordo. Dunque, come detto precedentemente, i modi più semplici per poter utilizzare questi passaggi cromatici sono tre. Il primo approccio cromatico che vedremo è quello un semitono sotto la nota dell'accordo. Verrà contraddistinto con la lettera B durante gli esercizi. Il secondo approccio cromatico che vedremo invece è quello un semitono sopra la nota dell'accordo e verrà contraddistinto con la lettera A. Il terzo prevede invece l'utilizzo delle note un semitono sopra, un semitono sotto la nota dell'accordo. Questo verrà contraddistinto con la lettera BH. Gli esercizi che andiamo a vedere adesso fanno parte di uno studio completo sui cromatismi del jazzista Charlie Banacos. Questi esercizi sono focalizzati sui toni cromatici che partono sia in modo ascendente che discendente dal primo, terzo, quinto e settimo grado dell'accordo che si sta suonando. Questi esercizi mostreranno come e dove utilizzare questi passaggi cromatici e daranno al vostro orecchio il giusto gusto musicale per poter inserire i passaggi cromatici all'interno delle vostre improvvisazioni. Adesso andiamo al pianoforte e scopriamo i primi esercizi. La prima cosa importante da fare è focalizzare dove sono i gradi di ogni accordo base. L'accordo base generalmente sarà formato dal primo, dal terzo, dal quinto e dal settimo grado, eccetto se si sta suonando su un accordo maggiore di sesta o un accordo minore di sesta o un accordo diminuito. Questo è il modo in cui gli esercizi di Charlie Banacos iniziavano. Dunque, per il momento andiamo a lavorare solo sull'accordo di Do Major 7. Quindi metteremo un accordo di Do Major 7 in terza inversione. Per quanto riguarda la mano destra, dobbiamo focalizzarci sulla tonica dell'accordo, in questo caso sul Do. Quindi suoniamo il nostro accordo in terza inversione con la mano sinistra e iniziamo l'esercizio. Quindi noi dobbiamo arpeggiare l'accordo di Do Major 7 partendo però un semitono sotto la tonica. Di conseguenza partiremo dal Si. Finito l'arpeggio facciamo una piccola pausa, ripetiamo lo stesso movimento un'ottava sopra, facciamo una piccola pausa, dopodiché arpeggeremo in maniera discendente per 2 ottave l'accordo di Do Major 7. Rifacciamolo. Questo è l'approccio sulla tonica mezzotono sotto. Adesso utilizzeremo invece il passaggio cromatico sulla terza. Di conseguenza, con la mano sinistra in questo caso possiamo prendere l'accordo allo stato fondamentale. Partiamo sempre dal Do e cerchiamo di focalizzare qual è il terzo grado dell'accordo, in questo caso sull'accordo di Do Major 7, il terzo grado è Mi. Di conseguenza, l'approccio, il passaggio cromatico sarà sulla terza. Non più sulla tonica, ma sarà sulla terza. Quindi partiamo dalla tonica. Pausa. E torniamo indietro. Quindi
facciamolo. Possiamo proseguire con l'approccio cromatico, questa volta sulla quinta, quindi sul quinto grado. Accordo sempre di Do Major 7 con la mano sinistra. Arpeggiamo l'accordo di Do, partendo sempre dalla tonica, ma ricordiamoci questa volta del passaggio cromatico che è sulla quinta. Di conseguenza andremo a suonare Do, il Mi, il Fa diesis, perché è un mezzotono sotto il Sol. Sol e Si. Ecco, sembra assomiglia alla sigla dei Simpson. Torniamo indietro e suoniamo solo e esclusivamente le note dell'accordo di Do Major 7. Quindi rifacciamolo ancora una volta. Dunque, ne manca ancora uno, che è il passaggio cromatico sul settimo grado. Il settimo grado dell'accordo di Do Major 7 è il Si naturale, di conseguenza il passaggio cromatico sarà sul Si bemolle. Accordo con la mano sinistra. Ripetiamo di nuovo. Ecco, vi ricordo che comunque tutti gli esercizi che stiamo facendo, di tutti gli esercizi che stiamo facendo, troverete il file, sulla mia pagina Facebook, quindi file disponibili gratuitamente, ovviamente. Allora, abbiamo appena eseguito tutti gli approcci cromatici sull'accordo di Do Major 7, mezzo tono sotto. Adesso andiamo a fare lo stesso tipo di esercizio, questa volta con un approccio cromatico mezzo tono sopra. Quindi continuiamo sempre con il Do Major 7 e questa volta anticipiamo il Do suonando la nota che sta mezzo tono sopra di essa, di conseguenza il Re bemolle. Pausa, pausa e torniamo indietro. Ripetiamo. Continuiamo l'esercizio, questa volta anticipiamo il terzo grado. Con la nota che sta a mezzo tono sopra, di conseguenza la terza dell'accordo è il Mi maggiore, mezzo tono sopra il Fa, quindi anticiperemo il terzo grado con il Fa. Ripetiamo. Continuiamo l'esercizio, questa volta andiamo sul quinto grado, quindi anticipiamo il quinto grado con la nota che sta a mezzo tono sopra, di conseguenza con il La bemolle. Ripetiamo. Ne manca ancora uno e quindi è l'approccio sul settimo grado. In questo caso, settimo grado, visto che è il Si naturale, anticipiamo
anticipiamo il Si naturale con il Do. Ripetiamo ancora una volta. Vediamo il terzo passaggio cromatico di oggi, quello che gli americani chiamano boot hook, e sui file lo troverete contraddistinto con la lettera BH, e consiste nel suonare la nota un semitono sopra, seguita dalla nota un semitono sotto il grado dell'accordo. Adesso vediamo direttamente sul pianoforte questo passaggio cromatico come si esegue. Allora, prendiamo sempre come esempio l'accordo di Do minor 7, iniziamo suonando la nota un tono sopra la tonica, quindi in questo caso il Re. Di seguito suoneremo la nota mezzo tono sotto la tonica, quindi il Si, e continuiamo arpeggiando l'accordo di Do minor 7. Allora, per quanto riguarda l'approccio cromatico sul primo grado, possiamo utilizzare due sistemi. Quindi, o suonando un tono sopra la tonica, oppure utilizzando l'approccio suonando un mezzo tono sopra la tonica. Ecco, potete usare indistintamente le due soluzioni a discrezione del vostro gusto. Comunque, adesso faremo l'esempio completo con tutti e due i modi. Quindi, mano sinistra, accordo in terza pressione. Quindi proviamo adesso il bottom hook partendo dal Re, quindi dalla nota un tono sopra la tonica. Pausa. Pausa. Torniamo indietro. Oppure, come ho detto, possiamo utilizzare l'approccio mezzo tono sopra la tonica. E torniamo indietro. Bene, adesso andiamo ad eseguire l'approccio sul terzo grado, quindi mezzo tono sopra e mezzo tono sotto. Charlie Parker era solito utilizzare questi tipi di approcci. Ripetiamo. Pausa. Adesso facciamo la stessa cosa sul quinto grado, quindi sempre un accordo con la mano sinistra, il quinto grado del Sol, quindi suoneremo prima il La bemolle e poi il Sol bemolle o Fa diesis prima di risolvere sul Sol. Ultimo, l'approccio sul settimo grado, quindi in questo caso suoneremo prima il Do e poi il Si bemolle, seguito poi dal Si naturale. Bene. Abbiamo appena eseguito gli esercizi cromatici dal basso, dall'alto e il button hook, quindi attorno al grado in tutte le variazioni sul accordo di Do minor 7. Un buon modo di esercitarsi è quello di suonare ogni possibilità lentamente senza metronomo. Quindi suona e canta le note che stai suonando con la mano destra, dopodiché suona soltanto gli accordi con la mano sinistra e canta le note della mano destra senza suonarle. Assicurati di suonare tutte e tre le possibilità consecutivamente in tutte le tonalità, questa volta però a tempo utilizzando il metronomo.
Procedi in maniera cromatica, di conseguenza se inizi a esercitarti sul Do, dopodiché vai sul Re bemolle, sul Re, eccetera, eccetera. Dopo aver terminato tutte e tre le possibilità in ogni chiave, puoi ripetere l'esercizio utilizzando altre qualità di accordi. Di conseguenza puoi esercitarti sull'accordo di dominante, puoi esercitarti sull'accordo minore, sull'accordo di semidiminuito, sull'accordo diminuito e sull'accordo di sesta e minore sesta. Il cromatismo è la parte più delicata di questa serie di video. Non è difficilissimo, ma necessita di tempo per essere assimilato. Prova ad improvvisare su una delle progressioni comuni viste nel primo video. Una volta che hai preso sicurezza, dell'improvvisazione, nella tua linea melodica puoi iniziare ad aggiungerci i passaggi cromatici. Quindi passaggi cromatici mezzo tono sopra, passaggi cromatici mezzo tono sotto e non dimenticare i bottom hook. E adesso al lavoro. Iniziamo ad improvvisare su una progressione 2-5-1 in Do maggiore e utilizzeremo già qualche passaggio cromatico, speriamo nel posto giusto ovviamente. E, le prime volte possiamo non utilizzare il metronomo, come abbiamo già detto, e lo utilizzeremo eventualmente più avanti ad una velocità moderata quando sentiremo di aver acquisito maggior sicurezza. Iniziamo ad improvvisare lentamente. Ripetiamo l'improvvisazione su un 2-5-1, questa volta in un 2-5-1 minore. Quindi Re semidiminuito, Sol settima e Do minore sesta. Dunque, allora, prima di lasciare questa sequenza, vorrei mostrarvi ancora una cosa, ed è la differenza che c'è tra le linee melodiche con i cromatismi e la linea melodica senza i cromatismi. Quindi, prima proverò ad improvvisare su un semplice 2-5-1 in Do maggiore senza utilizzare i passaggi cromatici. Ok, adesso aggiungiamo i passaggi cromatici in modo da sentire, la differenza.
avrò studiato tutto questo po' di roba per un certo periodo, siete pronti per inserire i passaggi cromatici all'interno dell'improvvisazione di un brano. Possiamo chiudere questa serie di video mettendo in pratica tutto quello che abbiamo visto nella struttura di The Days of Wine and Roses. Quindi iniziamo con la mappatura degli accordi, dividiamo la struttura in progressioni semplici, cerchiamo le scale relazionate con queste progressioni e poi iniziamo ad improvvisare sezione per sezione, inserendo le scale, inserendo gli arpeggi ed inserendo i passaggi cromatici che abbiamo visto in quest'ultimo video. Siamo dunque arrivati alla fine di questa masterclass dedicata a chi intende avvicinarsi all'improvvisazione jazz. Abbiamo visto tanti argomenti in questi quattro video, dalla mappatura degli accordi alle progressioni comuni, le scale relazionate con le progressioni comuni, abbiamo visto le anomalie, abbiamo visto gli arpeggi di settima e gli arpeggi estesi e come inserirli nella linea melodica e per ultimo abbiamo visto i passaggi cromatici. Io spero di esservi stato d'aiuto e vi invito a iscrivervi sulla mia pagina Facebook Pianoforte Facile per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti. Stessa cosa sul mio canale YouTube Pianoforte Facile. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima Masterclass.